delegato con capacità aziendali generiche, ma conosce specificatamente l'ambiente dei rifiuti e quindi certamente può essere di un ausilio superiore rispetto a una semplice conoscenza di dati e numeri. E si è fatto questo percorso e si avvierà nel primo semestre 2020 questa fase di sperimentazione per consentire all'azienda di suggerire delle strade, delle strategie per far sì che la raccolta differenziata che quest'anno è aumentata, mi sembra per qualche punto percentuale, virgola qualcosa, in realtà non punti percentuali purtroppo ancora, ma per far sì che si possa migliorare ulteriormente la raccolta differenziata. È opportuno rammentare che più differenziata si fa e meno, sono vasi comunicanti, meno indifferenziata andiamo a conferire negli impianti con costi rilevanti da parte del comune per lo smaltimento. La raccolta differenziata apporta dei benefici, oltre a educare il cittadino a farla correttamente anche a livello economico, perché i consorzi di filiera, Coreplan, Comieco e Coreve, corrispondono somme per i rifiuti differenziati che noi conferiamo. Quindi più si riesce a aumentare la percentuale di raccolta differenziata e oltre all'immagine cittadina che è fondamentale, ci mancherebbe, ma anche le casse del comune ne beneficeranno perché avranno costi inferiori ed è tutto collegato. Se si riesce ad avere costi inferiori negli impianti, si può magari ragionare su delle premialità, quali appunto accennava Rita, la raccolta puntuale. Quindi la individuazione di un singolo soggetto con dei mastelli informatizzati, con tecnologie innovative che consentono la effettiva individuazione del volume di rifiuti prodotto da ciascun cittadino e anche, con l'incrocio delle banche dati, l'individuazione di aree grigie, non vogliamo dirle oscure, di soggetti che magari non hanno un'individuazione tari. L'incrocio dei dati servirà anche a capire effettivamente le occupazioni degli immobili, se sono abitazioni utilizzate tutto l'anno o semplicemente in alcuni periodi dello stesso. Quindi da queste attività che sono state accennate negli incontri fatti nelle ultime settimane, poi è partita un'attività di programmazione che si svolgerà sostanzialmente nel corso del primo semestre. All'esito di questo primo semestre, poi anche lì si faranno eventualmente aggiunte, miglioramenti, riduzioni sulla scorta di quelle che saranno le valutazioni State ancora valutando dove comincerete la sperimentazione? fatte. No, quello credo che già si fosse stato fatto con l'ingegner Cafà e con gli uffici tecnici, credo che la programmazione dove mettere le isole ecologiche già risale a diversi mesi fa. Lo possiamo dire? Credo che già ci fosse. Credo. Le zone frazionali. Le zone frazionali. Le frazionali, tutte quante? Sì. E verranno messe le isole per la. Quindi quante sono alla fine? Allora, erano 11, abbiamo facoltà eventualmente di estendere il numero fino a 28, quindi ovviamente noi oggi partiamo con un numero che si basa su una programmazione concertata con gli uffici tecnici del comune, all'esito della quale possiamo aumentare il numero o anche modificare eventualmente la collocazione. Quindi inizialmente iniziamo con questo numero di 11 unità. Nei frazionati. Ci sono le 6 nel centro, sì, nel centro storico, anche lì dovremo ragionare esattamente anche la tipologia. Più 6. Più 6 che saranno però Centro storico. rivolte Sì. allora All'attività commerciale. Vorremmo cercare di scongiurare quella visione che ogni tanto quotidianamente Ripristino del appare decoro. in prossimità di alcune zone del centro storico cittadino Sotto la vostra sede? Anche. Capisco l'ironia comunque. Vabbè, in fin dei conti lo svantaggio di avere una sede che faccia su Piazza Marti è che poi alla fine siamo testimoni diretti e quotidiani della necessità di apportare delle modifiche. Ma questo proprio per far sì che vi siano da parte di tutti i soggetti che hanno il piacere di vedere la nostra città, non soltanto i cittadini di Aramani, ma anche chi viene come turista. Non è una bella vista che a mezzogiorno ci siano montagne di rifiuti, magari differenziati, ma montagne di rifiuti puntualmente inserite nei sacchetti di competenza. Sinceramente ho avuto il piacere di vedere altre città italiane e ci sono degli strumenti alternativi per far sì che Voi questo potete avvenga. intervenire sul calendario delle attività commerciali perché altrimenti in pieno giorno Il risulta problema anche, no? è molto semplice, che se noi stabiliamo oggi, come è previsto, che dal calendario di attività commerciali vi sia un conferimento in certe fasce orarie, il commerciante è obbligato a metterle, ma per strada. Viceversa, con un'ecoisola informatizzata destinata esclusivamente alle attività commerciali, il gestore, Un il dipendente esce e lo può conferire senza, in qualsiasi ora.
del giorno, della mattina, della notte, senza che questo rimanga, come dire, traccia visibile esteticamente non apprezzata sulle strade. Quindi la finalità è esattamente questa, far sì che il commerciante abbia maggior ampiezza di possibilità di conferire, cioè anziché accumulare tutto chissà dove all'interno della sua cantina, di un suo spazio, creando anche magari problemi gestionali interni, ma al tempo stesso ogni qualvolta vi è la necessità può andarsi a conferire nell'isola informatizzata il rifiuto differenziato. Senti, su per giù quando partiranno? In primavera? Dovrebbero partire in primavera, sì, indicativamente in primavera. Okay. Bisogna individuare prima di tutto dove metterli con precisione. Secondo luogo anche capire qual è la veste che devono avere, cioè ovviamente non devono essere un pugno in un occhio, anzi devono... Beh, in centro storico più piccole rispetto a quelle... Sono un pelo più piccole poi, e soprattutto avranno, anche poiché possono essere serigrafate a scelta, vedremo di... Anche città, più piccole, quelle che abbiamo visto... Sì, no, allora, non confondete quelle che saranno posizionate nei frazionali, che sono decisamente più grandi, rispetto a quelle che saranno posizionate nel centro storico, dove ovviamente ci deve essere una sorta di mimetismo urbano, dobbiamo cercare di fare in maniera tale che soltanto, non solo per tipologia ma anche per dimensione, siano adeguate a un tessuto del 1100, del 1200, quindi mi sembra quanto mai doveroso.